cosa assolutamente semplice, non lo è per chi è già grande, perché le rotte sono tutte partite e bisogna vedere dove stanno per darle un nome. In più, chi suona uno strumento con una estensione grande, come il pianoforte, ha bisogno di due chiavi, dunque deve avere in chiave di basso e in chiave di violino, che è una cosa completamente diversa, perché in chiave di violino la nota si chiama Mi, in chiave di basso si chiama Sol. È veramente una cosa complicata. All'inizio, per aiutare un po', noi usiamo i colori. Infatti, avete visto che ho messo un po' di foglietti colorati sulla tastiera, ma prima abbiamo provato lì senza i colori e lui si ricordava dove è il Mi, dove è il Do, si ricordava tutto. Allora, cominciamo con l'agnellino. E facciamo un pochino più di qua, perché qui c'è l'accompagnamento. Allora, non contiamo 1, 2, 3 via, ma contiamo fino a 4, perché abbiamo 4 tempi. Giusto? Così iniziamo insieme. Non lo sai ancora perché è la prima volta.
tempo e si fa l'impegno di fare. Adesso ascoltiamo un bambino.